Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto a Ignazio Marino, sindaco di Roma. Buonasera Beppe Severnini, buonasera. Bentornato, editorialista del Corriere della Sera. Allora, sindaco Marino, il prefetto Pecoraro le ha detto oggi pomeriggio che lei deve smettere di andare in bicicletta ed accettare una scorta, perché ci sono dei seri problemi per la sua sicurezza. Pensa di farlo, di ascoltarlo? Ma io ho risposto al prefetto Pecoraro, che già in passato in altre occasioni mi aveva detto che come altri sindaci dovevo muovermi con una scorta, con una tutela, che certamente a me la possibilità di spostarmi in bicicletta da solo per la città, eccetto che nelle occasioni ufficiali, rinunciare a questo è una perdita di libertà molto pesante per me. Tra l'altro, personalmente sono sempre stato molto contrario all'uso delle forze di polizia con i soldi dei cittadini per le scorte. Però adesso c'è un buon motivo, sindaco. Devo dire che lo mi farà sono... o non lo farà quello ho di rinunciare Ho detto alla al bicicletta. Prefetto che voglio pensarci, voglio dormirci su, perché è chiaro che se il prefetto viene a dire che ci sono dei pericoli, insomma, penso che sia il caso di almeno rifletterci con serietà. E per il resto come stai in questi giorni così turbolenti? Devo dire che sto molto molto bene. Ieri ho avuto una grande gioia, perché mia figlia è sempre stata contraria alla mia candidatura a sindaco, al mio impegno, perché diceva, essendo tu una persona sensibile potrai soffrire. Ieri sera invece mi ha parlato e mi ha detto, papà, devi andare avanti, perché questa città merita un cambiamento e io sono sicura che tu ce la farai. Io penso davvero che con le tantissime persone per bene che ci sono in questa città bisogna andare avanti con grande forza, con grande determinazione, e liberare una città che, quando io mi sono insediato, sinceramente pensavo di trovare favoritismi, rendite di posizioni, privilegi, ma non immaginavo questo. Eppure sin dall'inizio ho dovuto fare un percorso. Poche settimane dopo essere stato eletto sono andato dal Ministro dell'Economia, gli ho chiesto di mandare la Guardia di Finanza in Campidoglio per capire quanti illeciti amministrativi erano stati commessi. Dopo poche settimane mi sono accorto che nel Consiglio di Amministrazione di una nostra società, Assicurazioni per Roma, si prestavano i soldi all'interno del Consiglio di Amministrazione, addirittura avevano illegittimamente dato 1.200.000 euro a una persona per un incidente automobilistico dove questa persona era ubriaca e quindi non aveva nessun diritto a ricevere compensi. Quindi è arrivato e ha dovuto innanzitutto fare pulizia. Ho dovuto chiudere Malagrotta, che era aperta dal 1963 e che l'Europa chiedeva di chiudere dal 2007. Non sono passati neanche poche settimane che ho chiamato una delle persone che in questi giorni è stata arrestata, Franco Panzironi, e gli ho detto che la sua professionalità non era compatibile con l'idea che avevamo noi di amministrazione, e quindi gli ho chiesto di dimettersi, così come a tanti altri che gestivano le aziende nell'epoca Alemanno. Insomma, un percorso lungo che mi ha portato ad andare in procura dal procuratore Pignatone diverse volte in questi anni, anche con denunce importanti, come l'ultima, dove addirittura durante il mandato del sindaco precedente, una ditta privata si è messa d'accordo con l'ATAC e chiede all'ATAC di rimborsarle 77 milioni di euro. Invece di rivolgersi al tribunale, il comune cosa fa? Dice, ma fate un lodo arbitrale, e in 6 giorni decidono che bisogna dare questi 77 milioni a questa azienda privata che probabilmente non ne ha diritto. Insomma, che è molto, molto più grave di quello che io mi aspettavo di trovare. E comunque qualcuno e qualcosa le è sfuggito, come vedremo subito dopo la pubblicità. Marino, il prefetto Pecoraro sta valutando se chiedere lo scioglimento del comune di Roma. Lei esclude che ce ne sia bisogno? Ma certamente questa non è una decisione mia. Il prefetto sta valutando tutte le intercettazioni, tutte le carte del procuratore Pignatone. Io credo che certamente ci siano delle mele marce, ma la nostra giunta, la nostra amministrazione sin dall'inizio ha dato una fortissima discontinuità rispetto al passato. Noi stiamo parlando... Quindi lei pensa che non ce ne sia bisogno?
bisogno? Io credo che questa città abbia bisogno di una guida salda che noi possiamo garantire e di una guida che la porti fuori da quel porto delle nebbie che è stata soprattutto negli ultimi 5 anni. Lei non ha mai pensato in queste ore, in questi ultimi giorni, di dimettersi? Ma sai, io sono un chirurgo che è stato formato a tenere i nervi saldi quando il paziente perde mezzo litro di sangue al minuto. Credo che ho una formazione abbastanza solida per andare avanti, ma soprattutto perché mi sento molto più determinato adesso. Adesso è veramente una sfida che penso che sarà un po' la sfida della mia vita. Severnini, quella di Roma è una storia criminale locale o nazionale? E se il sindaco Marino dice che sarà la sfida della mia vita? Il sindaco Marino ha usato l'espressione mele marcia, che a me preoccupa sempre un pochino. Io capisco, lei l'ha usata, perché, per rispondere alla tua domanda, l'Italia è un frutteto messo male, perché le mele marce sono dappertutto. Quindi la risposta è una questione nazionale. Io propongo un nuovo gioco di società drammatico per le feste di Natale. Invece della tombola, quelle cose lì, uno si alza, dice una città e uno deve solo indicare le aree in cui quello è successo. Nella mia amatissima Milano, sanità e costruzioni, Firenze, le dighe del Mose, Genova, nettezza urbana e banche, Siena. Allora, per non parlare di quello che è successo a Napoli, a Palermo, allora... Io credo che andrà avanti così molto a lungo e non bisogna trovare scuse, cominciare Roma ladrone e l'altro cosa. Lo dico con affetto verso la loro città. È un problema drammatico che riguarda tutti. Ci sono anche alcuni partiti che sono più, hanno dimostrato, diciamo, una certa predisposizione, ma riguarda di nuovo tutti. E chi adesso fa come si dice, il santo, si ricordi che i santi di ieri, appena hanno imparato le tecniche, sono finiti nei guai. È quello che è successo alla Lega Milano, per esempio. Allora, io credo che dobbiamo ragionare seriamente sui motivi per cui questo accade in Italia continuamente, ripetutamente, in tutti i campi. C'è qualcuno che si vende e c'è qualcuno che compra. Perché? Perché poche punizioni, poca certezza di pena, poca... Perché? Ma adesso, no, cioè... Se uno sa che viene punito per un illecito in modo qui serio... Qui a Roma il procuratore Pignatone qualche giorno fa, il 29 di novembre, venendo all'assemblea del Partito Democratico, ha fatto un discorso agghiacciante. Cioè ha detto che c'è proprio un sistema che, a differenza della criminalità organizzata di altre città del sud, non ha avuto bisogno di uccidere, perché raggiungeva la politica malata, l'amministrazione malata, e gli accordi li facevano senza nessun bisogno di fare minacce. Insomma, ed è quello che noi adesso dobbiamo smontare, ma per smontarlo serve il sindaco da una parte, la procura da un'altra e la buona volontà di una città che si vuole scrollare di dosso questa patina orribile. Scusa, ti do subito la parola, solo che le voglio chiedere perché lei non si è accorto di nulla, no? In fondo sono rimasti coinvolti uomini molto vicini responsabile della trasparenza, l'assessore alla casa, il Presidente del Consiglio. Mi sono accorto di molto, tant'è vero che le visite e le denunce al procuratore Pignatone nell'ultimo anno sono state visite personali più di 5 o 6 e le denunce tantissime, come l'ultima quando ho portato le carte, perché addirittura chi ha gestito il business del ciclo dei rifiuti in questa città per 50 anni, in pratica pretende dalla città 900 milioni di euro perché non potrà continuare a fare quel tipo di mestiere. E quindi adesso andate a processo? Beh, io credo che su questa cosa bisogna che intervenga un tribunale, perché non è possibile che solo sull'idea di una promessa di continuare a gestire qualcosa che l'Europa ha detto che devi chiudere e tu dici, ma adesso io siccome chiudo, voi mi date 900 milioni per i prossimi 10 anni. Mi sembra una veramente, beffa, forse. Beh, insomma, una truffa, secondo me la chiamerei. E per quanto riguarda la sua domanda sulle persone, vede, io... Ho avuto una sola persona in giunta che è Daniele Ozimo, assessore alla casa. Io l'ho conosciuto come la persona che innanzitutto è stato tutore della legalità. Pensi che è il primo assessore alla casa di questa città che ha sbattuto fuori dalle case, dagli alloggi popolari, delle persone che avevano dei redditi altissimi e ci abitavano illegalmente. Quindi cosa è successo?
Io questo non lo so, perché ha ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Roma, ma io certamente l'ho conosciuto per la difesa della legalità e durante la nostra giunta sono diminuite le occupazioni illegali delle case, sono aumentate le case a disposizione di coloro che ne hanno bisogno. Questo è quello che io so di questa persona, quindi non posso e ovviamente non c'è motivo, che, essendo sottoposto ad indagini, che io possa sapere altro. Signor Sindaco, le dirò, vedo la sua passione, poi ne conosciamo la sua storia, lei è un medico, è stato a lungo in America, secondo me lei di notte sogna di tornare nelle sue sale operatorie americane, però chi ha responsabilità è una cosa che nella storia d'Italia degli ultimi anni conti, a un certo punto deve anche prendersi delle responsabilità, non le sto dicendo che lei deve dimettersi, le sto dicendo però che c'è sempre qualcuno che dice, ma accade sempre alle spalle di chi comanda. Posso aggiungere una cosa? Questa era una domanda, poi se vuole rispondere. Perché era la domanda di Piago. Secondo me, in Italia esistono grosse tentazioni e pochi rischi. Cioè, se ti beccano, in America vai in galera. Il numero di persone che sono in galera per questo tipo di reati, in Germania è 55 volte superiore all'Italia, e la Germania non è una repubblica, una satrapia del Caucaso, è un grande paese. Allora, riassumo brevissimamente. Primo, combini i guai, ti beccano, ti condannano e sai che tra la prescrizione e l'avvocato te la cavi. Secondo, probabilmente riesci a imboscare dei soldi o non devi restituirli. Per fortuna che oggi è arrivato l'autoriciclaggio, alla buon'ora viene da dire. Numero 3, riesci a tornare nel gioco, cosa molto importante. Numero 4, trovi sempre un partito o un giornalista o qualcuno che comincia a strillare giustizialismo. Invece non è vero, noi abbiamo un vero problema di giustizia in Italia. Chi grida giustizialismo in questo paese spesso e volentieri non vuole la giustizia. Figuriamo, se uno vuole imbrogliare in questa situazione dice io rischio, no, ma io, anche io vada, io faccio non, un mese... Io non credo di essere un giustizialista, però rivendico il fatto che dal primo giorno in cui mi sono insediato ho iniziato a guardare cosa non andava e tutto quello che non andava. Non è mai accaduto che un sindaco si presentasse dopo poche settimane dall'insediamento nell'aula Giulio Cesare e dicesse guardate, secondo me nel Consiglio di Amministrazione di Assicurazione di Roma rubano e se ne devono andare via tutti e non era accaduto per tanti anni. E che... su questo Buzzi non ha mai avuto dei sospetti, questo capo della cooperativa? Guardi, coinvolta. Io devo dire, su questa situazione voglio raccontare... Cioè, è quello che ricordiamo, che ha detto che con i soldi per gli immigrati si diventa più ricchi che con i soldi della roba. Hanno detto delle cose terribili e io personalmente sono stato anche molto tempo fa a visitare la cooperativa e proprio perché negli anni precedenti da senatore mi ero occupato di inchieste sulle carceri, sul reinserimento delle persone, sia persone come per la chiusura dei manicomi criminali, sia persone che erano state in carcere, vedere dei carcerati, ex detenuti che avevano scontato la pena e che lavoravano, io personalmente sono stato contento, ma potevo mai immaginare che mentre c'erano delle persone che venivano reinserite dopo il percorso di rieducazione del carcere, c'era qualcuno che pensava che quello era un modo per guadagnare più soldi, addirittura di più che nel traffico della droga. Quindi cioè, non ha mai avuto sospetti su questo Buzzi. Non ha anche avuto mai... conversazioni, so che da quello che ho capito, so che dalle indagini addirittura quando non si riusciva a liberarsi di questo marino, che era un ostacolo per tutti, faceva pressioni dicendo bisogna che lo fate cadere, se siete persone serie dovete togliercelo di mezzo perché sennò non si può andare avanti. Insomma. E questo da quando lo sa? Da 48 ore. Ah, ecco, quindi dalle intercettazioni. Sì. Perché qualcuno non le voleva tanto bene, adesso poi ci arriviamo, questo lei lo sapeva anche forse sin dalla prima ora. Senta, il presidente del Lazio, Zingaretti, ha sospeso tutte le gare d'appalto, pensa di farlo anche lei? Io ho fatto qualcosa di diverso. Questa mattina, ieri ovviamente ho chiesto l'appuntamento, questa mattina sono andato dal presidente Cantone, il presidente che presiede l'autorità anticorruzione del nostro paese, si è occupato di altre situazioni che
prima Beppe Severgnini citava, l'Expo, il Mose di Venezia, eccetera, e abbiamo stabilito insieme un percorso, e cioè quello di valutare tutti gli appalti. In questo momento, anche in queste ore, il mio assessore al bilancio, Silvia Scozzese, sta esaminando tutto quello che potrebbe essere anche semplicemente opaco. Noi glielo trasmettiamo nelle prossime ore e il Presidente Cantone ha detto che metterà a disposizione un pool di esperti per valutare qualunque rischio in qualunque appalto. Quindi state passando al setaccio tutti gli appalti. Tutto al setaccio. Lo facciamo passare al setaccio dal gruppo di persone probabilmente più esperto che c'è in questo momento nel nostro Paese. Beppe, dobbiamo rassegnarci a convivere con la corruzione e le mafie, oppure diciamo iniziative come quelle decise da Marino e dal dottor Cantone possono farci ben sperare? Dobbiamo cambiare leggi e mentalità. So che sembrano voler parlare d'altro, ma la questione si riduce qui. In Italia ha ragione, non solo a Roma, l'Italia è popolata da tantissime brave persone, ma ci sono anche, come in ogni paese, alcuni che non sono brave persone. Bisogna rendere costoso comportarsi male. In Italia comportarsi male è un piccolo rischio, perché ti ripeto, se ti beccano non vai in galera, lo ripeto, qualche volta in televisione serve, ci sono, e in più ti difendono. Poi c'è anche poca sanzione sociale. Possiamo dire, lo dico da cattolico, un po' più calvinista la nostra società, cioè una società che quando tu ti comporti male poi ti esclude, non ti riaccoglie, no, perché questa è la differenza vera rispetto agli altri paesi. Una persona che qui ruba, dopo qualche anno può tornare in circolazione e può andare nei salotti, può andare in tutti i posti e nessuno dice più nulla. Se questo accade in una società anglosassone, quella persona il è completamente esclusa. Il dato di Transparency International, cos'è, di ieri o di oggi, stiamo ancora scendendo. Tranquillo che se non succedeva questa roba a Roma, ci sarebbe stato qualcuno che andava in televisione, scriveva sui giornali, diceva, ma cos'è, ce l'hanno con tutti sull'Italia, la corruzione è un modo un po' di oliare i meccanismi. Invece no, la corruzione è una grandissima vigliaccheria, perché danneggia quelli che provano seriamente a fare le gare d'appalto, a lavorare. Ma sai che umiliazione per un imprenditore? Credo anche a Roma. Certo. Ecco, appunto, il Comune di Roma di tentazioni ne offre molte, viste le sue dimensioni e visto anche il suo bilancio, come ci spiega adesso Paolo Pagliaro. Ogni anno il Comune di Roma spende 30 milioni per pagare il residence a famiglie che stanno lì da decenni a prezzi 3 o 4 volte superiori a quelli di mercato. Non c'è bisogno di pensare male per capire che come minimo si stanno regalando dei soldi ai proprietari degli immobili e che buona parte di questi soldi rientrano a chi garantisce l'affare. Così scrive Umberto Croppi, uno che non parla per sentito dire, essendo stato assessore nell'amministrazione Alemanno, da cui fu infine allontanato perché non manovrabile. Chi amministra, aggiunge Croppi, intervistato da Inpiù, si deve accorgere che se si spendono 24 milioni per i campi Rom e a questi campi non arriva un solo euro, c'è qualcosa che non va. E qualcosa non va se le 42 farmacie comunali, invece che fare profitti come tutte le farmacie del mondo, perdono ogni anno molti milioni. Il Campidoglio è di fatto una grande holding industriale che controlla una ventina tra SPA ed SRL, è presente nei consigli d'amministrazione di 87 partecipate, aziende speciali e fondazioni, si occupa di trasporti e ambiente, energia e assicurazioni, acqua e latte, musica e turismo, per un fatturato complessivo che raggiunge i 7 miliardi e con un organico di 37.000 dipendenti. Ma soprattutto è una holding dalla quale dipende la qualità della vita di alcuni milioni di cittadini. Quando, disgustati, questi ultimi avranno smesso di votare e persino di protestare, il potere passerà definitivamente ai manovratori di quelle decine di migliaia di persone che il loro voto invece lo vendono. E il cerchio si sarà chiuso. Sindaco Marino, tutti si aspettano che adesso lei dia un segnale forte di cambiamento. Come pensa di darlo? Beh, innanzitutto con la strada che abbiamo già scelto da qualche mese. Le parole che sono state pronunciate sono assolutamente vere. Nel Comune di Roma ci sono tantissime società, molte di queste non servivano proprio a niente, servivano soltanto a creare profitti per persone che legalmente avevano questi profitti, ma erano profitti che dal mio punto di vista erano illeciti, perché
non servivano alla popolazione di Roma. Le faccio un esempio, quello delle farmacie, sono di più, sono 45 le farmacie di Roma e sono le uniche 45 farmacie in perdita del continente europeo, 10 milioni di perdita. E perché? Perché evidentemente sono gestite male le farmacie, noi le abbiamo immediatamente deciso di spostarle in una società per azioni in modo che vengano gestite con la mentalità aziendale, non possono essere gestite con un altro tipo di mentalità. Abbiamo un numero immenso di società e dal mese di aprile del 2014 abbiamo iniziato a cancellarne 25 società, dove addirittura alcune verrebbe da sorridere se non fosse drammatico. C'era una società aveva come compito quello di studiare se fosse conveniente o meno fare una holding con tutte le società. Questa società aveva soltanto l'amministratore delegato, dei consiglieri, e quell'amministratore delegato guadagnava 3 volte lo stipendio del sindaco di Roma. A proposito delle farmacie, non sarebbe meglio venderle? Guardi, questa è una questione che è stata affrontata nel nostro paese da tante città. Io personalmente ritengo che è meglio la vendita, però altri modelli, come ad esempio Reggio Emilia, dove c'è stato un grande sindaco, Graziano Del Rio, hanno realizzato proprio una società per azioni e quelle farmacie sono diventate una fonte di reddito per il comune. Ma la questione delle società, lei pensi che addirittura durante il periodo Alemanno c'era una società che si chiamava ATAC Patrimonio, in inglese c'è uno spin-off, cioè una derivazione di ATAC, che serviva solo per gestire gli immobili. L'amministratore delegato prendeva quasi 500.000 euro l'anno. Io l'ho mandato via subito, ma subito via, ho chiuso la società e l'abbiamo reincorporata in ATAC, e così stiamo facendo con tutto, stiamo facendo pulizia. Però io penso che ci sta ascoltando, che la sta ascoltando da casa, e dice: ma ogni volta uno arriva, tutte queste situazioni lei le ha ereditate, non mi sembra che parli del suo predecessore e degli altri predecessori, perché non c'è stato soltanto il sindaco Alemanno, alcune di queste storie sono molto più vecchie di un'amministrazione o due. Non le viene voglia di fare nomi e cognomi, dire, chiamarli, ehi tu, ma questo non ti sei mai accorto di queste cose? Ma guardi, dovremmo iniziare dal 1957. Mi basterebbe non è una battuta. Io oggi, il 4 di dicembre, sono sindaco di Roma, devo ancora pagare i terreni espropriati nel 57 per costruire il villaggio olimpico degli anni 60. Quindi vuol dire che per molto tempo si sono spesi soldi che non c'erano. E Alemanno che cosa le ha lasciato? Ha lasciato, non lo dico io, lo dice la Guardia di Finanza e i tecnici del Ministero dell'Economia che sono venuti a controllare i nostri libri contabili in Campidoglio, un buco di 816 milioni di euro. Noi abbiamo iniziato così, abbiamo iniziato con zero soldi per gli investimenti, zero soldi per il trasporto pubblico locale. Io sono stato eletto e mi hanno detto: quanto ho per far camminare gli autobus, i tram e la metro? Zero euro. Alemanno ha la scorta? Alemanno... Penso che lei deve decidere nelle prossime ore. Alemanno ha sempre avuto e continua ad avere una macchina pagata dal contribuente italiano, della Polizia di Stato, e 4 uomini distribuiti sulle 24 ore per la sua sicurezza personale. Questo bisogna chiederlo al Ministro dell'Interno. Senta, Marino, ha fatto bene Renzi a commissariare il PD romano e a metterci Matteo Orfini? Io credo che sia una scelta molto saggia, perché il Partito Democratico ha bisogno di dimostrare che è fatto di persone per bene. Il Partito Democratico non sono 2 o 3 persone che in alcuni momenti magari hanno creato tensioni o hanno litigato o altro. Il Partito Democratico è in questa città ha avuto il 43% dei voti alle europee, fatto di tante persone che la mattina lavorano, altri si impegnano, dedicano il proprio tempo, lo donano nei loro circoli e vogliono costruire una società migliore, e quelle persone vanno rispettate, e Matteo ha fatto proprio bene. E quindi anche Orfini va bene? Orfini è una persona saggia, una persona certamente di grande esperienza, è il presidente del Partito Democratico e poi è una persona che conosce molto bene il partito romano. Peraltro anche Lionello Cosentino è un'ottima persona con cui io ho lavorato quando ero al Senato per 5 anni. La scelta è stata una scelta del segretario del partito, è una scelta che io rispetto, con entrambi ho lavorato bene. Ci ha parlato in queste ore con Renzi? No, ho parlato molto spesso con Lorenzo Guerini, che è il vice segretario, con Deborah Serracchiani, con Matteo Orfini, con Graziano Del Rio. E perché non ha mai parlato col Premier?
Io credo che non c'è il motivo di disturbare il Premier in questo momento, che credo che... Ma c'è la capitale del suo paese che sta andando a rotoli, ma no? Ma però a tutta la sua forse squadra... Forse lei avrebbe gradito che Renzi la chiamasse, forse. No, guardi che ieri sera sono stato a cena e ho parlato molto a lungo con Graziano Del Rio, che credo sia il principale, che mi ha dedicato 2 ore del suo tempo solo per parlare della situazione di Roma. Oggi sono stato un'ora con Matteo Orfini, in queste settimane ho passato molte ore con Lorenzo Guerini, credo che insomma ha dispiegato un po' tutta la sua squadra nazionale, sia di governo che di partito, per aiutare me e la città. Quindi insomma tutto a posto. Non le farò dire, no, le farò dire però qualche cosa sul PD, in particolare di Roma, no? Perché è stato un suo alleato sostenitore o il suo peggior nemico? Ma assolutamente non parliamo di queste ultime ore. Allora, io innanzitutto sono un nativo del PD, perché non ho mai avuto nessun'altra tessera, e quando mi candidai mi intervistò proprio Beppe Severgnini all'inizio della mia candidatura per la corsa segretario del Partito Democratico nel 2009. Già allora dicevo delle cose che poi sono diventate parte del PD, no? Io ero l'unico candidato allora che diceva no al nucleare, ero l'unico che diceva sì allo Ius Soli, ero l'unico candidato che diceva sì alle unioni civili. Tutto questo oggi è diventato, credo, patrimonio del Partito Democratico. Il Partito Democratico mi ha diciamo fortemente supportato durante le primarie che mi hanno... Però l'impressione, mi perdoni se la interrompo, l'impressione degli ultimi giorni, prima di queste vicende, non è che però lei fosse popolarissimo nel suo partito, e le critiche, c'era i distinguo, anche chi chiedeva, no, che lei se ne andasse, sono popolarissimo, sono popolarissimo tra gli iscritti, tra la gente normale, nei circoli. Certamente non ho la stessa storia di partito di altri, e questa città ha avuto un grande sindaco, ad esempio Walter Veltroni, ma che era stato segretario di 2 partiti. L'ha sentito Veltroni? Gli ho parlato qualche settimana fa, non adesso. Non in questi giorni, ma voglio dire, io ho un percorso diverso, è evidente che il rapporto col partito è anche quello diverso, ma non è un rapporto conflittuale, è un rapporto di rispetto, e io mi sento davvero parte di un grande partito fatto di persone per bene. Ma non è paradossalmente migliorato il rapporto con il PD grazie a queste ultime vicende così drammatiche? Ma sa, io... Siamo sinceramente... Io penso che sinceramente in questi ultimi giorni certamente da tante parti del Partito Democratico romano, nazionale, italiano, ci sono state tante espressioni di solidarietà, però questo non significa che se prima non ci fossero, non ci fosse stima e rispetto nei miei confronti per il lavoro che stiamo facendo tutti insieme per Roma. Lei si ricorda, vero, che cosa dicevano di lei? Che era un marziano e non era esattamente... Credo che lo dicano ancora. Sì, nel suo partito, mi riferisco adesso al suo partito. Che sono un po' marziano, forse in questa città è un po' utile. Ecco, prima non era un complimento, adesso invece viene usato come un complimento, no? Quindi ha vinto lei. Ma sa, io ho uno stile diverso da tanti altri, e non sto dicendo che il mio è il migliore o peggiore. Io non vado a cene, non vado nei salotti buoni, non decido le cose in stanze chiuse, dico quello che penso, a volte mi caccio nei guai proprio perché lo dico con molta chiarezza, ma questo è il mio stile. Quindi insomma lei resterà in sella fino alla fine del suo mandato. Ci manca pure, adesso c'è un lavoro ancora più grosso di quello che mi aspettavo da completare, da far bene e poi da continuare nel prossimo mandato. C'è qualche cosa che vorrebbe dire ai suoi cittadini, ai romani? Che dobbiamo essere tutti orgogliosi di questa città, questa è la capitale del mondo, è Roma, e dobbiamo esserne orgogliosi come i parigini sono orgogliosi di Parigi, come i londinesi di Londra. Non dobbiamo arretrare, perché sì, è vero, forse l'analisi è più profonda, come mi ha corretto Beppe Severgnini, non si tratta solo di qualche mela marcia, si tratta di qualcosa di più, ma la maggioranza delle persone in questa città è fatta di persone per bene. Quindi Beppe, riusciamo a chiudere con qualche segno di speranza in questo quadro così desolante? No, visto che poi
girando molto, viaggiando molto, queste cose dispiacciono, perché poi quando parli di Roma e tutti questi scandali italiani vengono amplificati, noi abbiamo la specialità nel combinare casini in maniera spettacolare, quindi molto rappresentabili. Oggi c'erano, sindaco, due bellissimi arcobaleni sul Campidoglio. È un elemento di speranza, però le segnalo che in fondo all'arcobaleno c'è la pentola con l'oro. Occhio, perché vi fregano anche quella. Ma io lo interpreterei in un altro modo. Quando li ho visti dalla mia finestra sul Colosseo, ho detto: è un segno di Dio, ce la faremo. Grazie, grazie sindaco Marino, e ovviamente in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie Beppe Sofiernini, grazie spettatrici.